noi della minoranza abbiamo presentato una serie di interrogazioni, nello specifico per quanto riguarda i lavori pubblici. Noi abbiamo sollevato una serie di dubbi che avevamo già previsto, diciamo, prima dell'inizio dei lavori, in quanto, come si può ben vedere, fuori ancora un cantiere aperto. Siamo già in piena stagione turistica e sono subentrate tutta una serie di problematiche che stesso noi della minoranza avevamo messo in luce per quanto riguarda una serie di questioni che non sono state prese in considerazione e che sono poi venute alla luce durante l'esecuzione dei lavori. E questo significa che comunque c'è mancanza di progettualità su quello che si dovrebbe già prevedere, come ad esempio le tubazioni, le condutture vetuste. È una questione, diciamo, abbastanza nota, visto che comunque sono 50-60 anni che comunque non si procede ad effettuare dei lavori, ecco qua, sul lungomare. E la stessa questione riguardante il basolato, che noi abbiamo rilevato e siamo posto all'attenzione della sovrintendenza, e quindi su questo poi i tecnici hanno dovuto effettivamente riscontrare quanto noi avevamo già riportato. Per quanto riguarda invece i lavori effettuati a Monticchio, per quanto riguarda il ristorante Soccorso e la passeggiata di Citara, ci sono state delle risposte, sì, ma sembrano abbastanza vaghe. Allora, la questione di Monticchio è molto semplice. L'amministrazione ha richiesto di effettuare dei lavori di manutenzione ordinaria del verde. Ciò significa che, diciamo, doveva semplicemente liberare la zona dall'eccesso di erbacce o quant'altro si era creato in questi anni, soprattutto perché c'è stata mancanza proprio di manutenzione ordinaria. Ma da ciò poi è uscito fuori che si voleva creare un belvedere. Per carità, un'ottima idea, però ovviamente si deve fare in base alla normativa vigente, si deve comunque seguire tutto l'iter amministrativo e tecnico, prevedere una progettualità, insomma, prendere tutte le misure da adottare sotto il punto di vista della sicurezza. Non si può effettuare uno sbancamento così senza prendere le misure di sicurezza anche nei riguardi, diciamo, degli operai che stavano operando in quel momento. Per cui ben venga un belvedere, l'opposizione è favorevole a questo, però sempre con la necessità di seguire le procedure normative che vengono richieste e tenendo soprattutto presente della caratteristica, diciamo, proprio territoriale del comune di Forio, e quindi basarci anche sul proprio paesaggio invece di apporre per esempio una ringhiera in ferro che comunque mal si adegua a tale contesto storico. Allora, per quanto riguarda poi l'illuminazione stradale, soprattutto nel tratto della zona del Soccorso, purtroppo si sa che è al buio completo. Noi paghiamo fior fior di soldi di manutenzione per l'illuminazione che non viene effettuata, e quindi ci si spera, insomma, di poter prevedere eventualmente anche delle misure alternative di energia alternativa che per quanto riguarda il nostro territorio sicuramente si potrà offrire con un risparmio economico abbastanza consistente per le casse comunali. Per quanto riguarda Citara, purtroppo la passeggiata di Citara è uno scandalo vivente ormai da diversi anni, ed ogni anno andiamo avanti con delle giustificazioni che ormai non tengono da parte dell'amministrazione, e purtroppo ciò è deleterio per non solo, diciamo, la passeggiata di Citara, che è veramente una bellezza unica del nostro territorio, ma soprattutto anche per i giardini Poseidon, che comunque sono noti in tutto il mondo.